Sabino Cassese, buonasera. Buonasera. E bentornato qui nel posto delle parole. Noi ci siamo trovati in questo appuntamento con lei per altri due suoi libri, La democrazia e i suoi limiti, quindi Il buon governo, l'età dei doveri. È uscito un libro nuovo, fresco di stampa da lei, uscito da pochi giorni, pubblicato da Solferino. Una volta il futuro era migliore, lezioni per invertire la rotta. Sabino Cassese, credo che sia importante capire questo titolo, perché per evitare che ci siano dei fraintendimenti su quello che è considerato passatismo, ma non è sicuramente voglia di nostalgia. Ecco, Sabino Cassese insieme con noi per raccontarci di questo libro, ma per entrare dentro la realtà di oggi. Tra poco il presidente incaricato Mario Draghi salirà al Quirinale per incontrare Mattarella e probabilmente sciogliere la riserva presentando la lista dei ministri. Anzitutto, Sabino Cassese, che cosa le pare di tutto questo che è successo in questi giorni? Che è stata seguita finalmente alla lettera la procedura prevista dalla Costituzione, articoli 92 e 95, e quindi che il Presidente della Repubblica abbia incaricato un Presidente del Consiglio, il quale ha ascoltato le parti ma non ha contrattato con loro, per così dire, i nomi dei ministri, e poi andrà a proporre al Presidente della Repubblica la compagine governativa. Dopodiché il Presidente della Repubblica provvede alla nomina, perché è lui che, su proposta del Presidente del Consiglio, deve provvedere alla nomina dei singoli ministri, e l'intera compagine governativa si presenta al Parlamento per ottenerne la fiducia. Quindi si evitano quelle due, come dire, erosioni della Costituzione che abbiamo notato di recente, una che è quella di due vicepresidenti e due forze politiche che hanno designato, proponendo al Presidente della Repubblica per la nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, mi riferisco al governo Conte 1, e l'altra quella di un contratto tra le parti di governo che in qualche modo diventa il programma di governo, che contrasta con l'articolo 95 secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo, sono le parole letterali della Costituzione. Quindi mi pare di capire Sabino Cassese, mi scusi, che la parola contratto, che spesse volte noi abbiamo sentito a proposito del governo, a proposito di messa a punto del programma, sia una parola che non compete fino adesso almeno l'attività di formazione del governo di Mario Draghi. Guardi, può essere la base della formazione di un accordo tra le parti politiche, però la procedura costituzionale prevede che sia il Presidente del Consiglio che sceglie il Presidente della Repubblica che sceglie il Presidente del Consiglio, e che poi sia il Presidente del Consiglio che propone al Presidente della Repubblica i singoli ministri, e che sia lui poi che espone in Parlamento il programma del governo, perché lui è responsabile della politica generale del governo e anche dice l'articolo 95, della coerenza, diciamo, dell'indirizzo politico dei singoli ministeri. Insomma, ci siamo avviati per quel corridoio stretto, per così dire, che è indicato dalla Costituzione, e questo è certamente un bene. L'altra cosa interessante di questa svolta è costituita dalla larga maggioranza che si preannuncia dalle consultazioni che ci sono state, che probabilmente sarà una delle più larghe maggioranze parlamentari della storia della Repubblica.
Sarà anche una delle più larghe maggioranze della storia della Repubblica, ma Sabino Cassese, lo chiedo a lei in quanto lei è esperto in queste cose, ma quanto è necessaria la maggioranza larga, ma soprattutto quanto è necessaria anche un'opposizione? Perché noi corriamo il rischio di avere un'opposizione abbastanza monca in questo governo. Cosa ne pensa? Guardi, maggioranza e opposizione sono una dialettica tipica della democrazia, ma vanno formate materia per materia, proposta per proposta. Quindi si vedrà, tant'è vero che una delle forze politiche ha detto che probabilmente sarà all'opposizione, nel senso che darà un voto negativo, forse si asterrà, ma considera la possibilità di votare positivamente, di dare il proprio appoggio a singoli provvedimenti del governo. Nel suo precedente libro, Sabino Cassese, Il Buon Governo, lei aveva analizzato il nostro attuale assetto istituzionale con tutti i vari difetti, l'indebolimento dei partiti politici come organizzazione sociale, il deperimento del Parlamento, il corto respiro della politica. Ecco, tutte queste tre cose che io le ho indicato sono veramente tangibili oggi come oggi, e probabilmente con l'effetto Draghi anche l'indebolimento dei partiti politici può diminuire, questo governo in sostanza può dare forza alla identità politica dei partiti. Guardi, certamente la situazione in cui ci troviamo ora è una situazione molto magmatica. Partiti cosiddetti liquidi, programmi non scritti e sostituiti spesso da improvvisazioni, tendenza delle forze politiche a sostituire la comunicazione alla indicazione di veri e propri indirizzi politici. E in questa situazione magmatica, da questa situazione magmatica potrebbe domani discendere un rimaneggiamento proprio del quadro politico italiano, ma questa è naturalmente è una previsione che confina con una speranza. La previsione che confina con la speranza è quello che dobbiamo accettare tutti quanti. Sabino Cassese, da pochi giorni, come dicevo in apertura di questa conversazione, lei ha dato alle stampe un nuovo libro, Una volta il futuro era migliore, lezioni per invertire la rotta. Ma a questo punto mi sembra di capire che con l'effetto Draghi, con l'arrivo di Mario Draghi, la rotta si sia già cambiata. Beh, posso dire che quel libro è uscito lo stesso giorno in cui si affacciava questa inversione di rotta, quindi in qualche modo è stato beneaugurante, non so se per il governo o per il libro. Per il libro le posso dire che il titolo riprende una frase che in realtà è nata nella cultura tedesca, francese e americana, senza che nessuno delle persone che l'ha usato in tutte e tre le culture sapesse dell'altro. L'ha usata Carl Valentin in Germania, l'ha usata Paul Valéry, sia pure riferita all'avvenire piuttosto che al futuro, e l'ha usata il poeta Carl Strand americano. E in anni un po' diversi l'uno dall'altro, ma direi quasi sicuramente senza sapere l'uso di questa frase. Ed è una frase, una volta il futuro era migliore, che nasconde anche un sottile significato filosofico e presenta notevoli ambiguità, perché può essere interpretata, come dire, con l'occhio di una persona che ha vissuto il passato, vive il presente, riconosce che nel passato viveva peggio, ma che aveva un futuro migliore, e che oggi vive decisamente meglio, ma ha un futuro peggiore. Oppure può essere vista con l'occhio di due persone, una che è vissuta nel passato, un passato peggiore, ma con maggiori speranze, e un'altra invece che compara
il suo presente molto migliore con un futuro molto peggiore se comparato con il futuro di chi l'ha preceduto. Questo gioco del soggetto e del tempo insieme, che è insito in questa frase, nasconde l'ambiguità e la ricchezza di questa frase. E l'ho voluta utilizzare in Italia, un articolo su questo argomento l'ha scritto prima di me Claudio Magris. L'ho voluta utilizzare proprio perché suggerisce un confronto tra il passato, il presente e il futuro, ed è questo che mi ha indotto poi a dividere il libro in tre parti, che sono le luci, cioè i motivi di speranza, le ombre, cioè i motivi di dubbio, e infine il luogo nel quale le luci e le ombre si incontrano, e quindi il bilanciamento, no, tra le ombre e le luci, tra ciò che ci fa dubitare e invece ciò che ci fa sperare. E il senso di questo libro è proprio di fare un piccolo bilancio, degli ultimi 70 anni, e considerare le prospettive che ci possono essere per i prossimi 70 anni. Lei parla di passato, di presente, di futuro, però io introdurrei, parlando di questo libro, Una volta il futuro, era migliore una parola necessaria per parlare di futuro, parola che forse oggi a noi manca, o forse un po' ci vergogniamo di questa parola, ed è la parola utopia, ed è una parola visionaria sì, ma necessaria. Guardi, lo è certamente, e io ne accenno nelle ultime pagine, per parafrasare il titolo di un gran bel libro degli anni 40 di un grande storico italiano, Delio Cantimori, il titolo del libro è Utopisti e Riformatori, purché appunto si riesca a coniugare l'utopia con la capacità di riformare. Perché l'utopia come tale è un grande motore, ma può condurre o alla disperazione o al ribellismo. Mentre l'utopia coniugata con la voglia di riformare e quindi anche con la capacità di camminare con i piedi a terra, di essere realisti, l'utopia può essere molto produttiva. E l'utopia deve essere produttiva, deve essere però un'utopia razionale, questo è molto importante. Professor Cassese, lei che è stato giudice della Corte Costituzionale ed è stato anche ministro, se ricordo bene, ministro della Funzione Pubblica nel governo Ciampi, un governo simile a quello di Mario Draghi. Una delle cose che più sono affascinanti in questi giorni di trattative per la formazione del governo è che sono uscite pochi pettegolezzi rispetto ai nomi dei ministri, rispetto a un tempo. Sì, abbiamo le cosiddette fantaliste, i nomi di fantasia più o meno reali, ma è stato veramente molto ben gestito tutto quanto questo lavoro, Sabino Cassese. Guardi, anch'io do un apprezzamento molto positivo di quello che è accaduto, perché mette in primo piano le cose da fare piuttosto che gli uomini che le debbono fare. Poi vedremo l'adeguatezza della scelta degli uomini rispetto alle cose da fare, ma noi nella vita dobbiamo sempre pensare ai fini prima che pensare agli strumenti. Gli uomini sono strumenti per realizzare un fine, e il fine volta a volta sarà la transizione ecologica, la digitalizzazione, la riforma dell'amministrazione e così via. E quindi mettere avanti il mezzo, lo strumento, l'uomo che deve realizzare rispetto al fine è una cosa sbagliata. Quindi ancora una volta, 10 lode alla procedura che è stata seguita. E forse un 10, se non con lode, possiamo affidarlo a qualcuno. Lei ha detto poco fa, qualcun altro, lei ha detto poco fa che bisogna mettere in piano le cose, in primo piano le cose, piuttosto di mettere in primo piano le persone. Questo l'ha detto più volte un certo Matteo Renzi.
Beh, sì, infatti ha seguito le mie idee. Quindi l'ipotesi di Matteo Renzi, che non voleva buttare giù a suo dire il Conte 2, ma voleva semplicemente si fa per dire, un rimescolamento delle carte perché il momento era ed è difficile, quindi mettere in primo piano le cose da fare. Quindi credo che a questo punto lei consideri il gesto di Renzi un gesto sicuramente importante. Ma non c'è dubbio, ma infatti non solo lo penso ora, ma lo pensavo e l'ho anche scritto, quello di puntare innanzitutto alla definizione dei compiti e della funzione, è sempre il metodo giusto. Il mio maestro, che è stato Massimo Severo Giannini, un grande professore di diritto vissuto tra il 1915 e il 2000, scrisse una volta un articolo che era intitolato «In principio sono le funzioni». Il titolo è biblico come stile, no? Ecco, «In principio sono le funzioni», lo ripeto. E non sono gli uomini, sono le funzioni in principio. Ecco. Questo è il criterio da seguire. Questo è il criterio da seguire ed è questo il criterio che sta seguendo finora Mario Draghi, ma secondo lei quale potrebbe essere il vulnus di questo governo, di questa maggioranza? Quale potrebbe essere il? Il punto difficile, il punto di disaccordo. Ah, guardi, i punti di disaccordo sono quasi tutti. Noi ci troviamo in un tornante della politica nel quale i punti di disaccordo sono moltissimi, ma la forza della politica sta proprio in questo, no? Nel decidere, nel raggiungere compromessi, nel negoziare, nel posporre la decisione, nel prendere decisioni incrementali, cioè passo dopo passo. Gli studiosi di teoria delle decisioni hanno studiato molto attentamente questi modi di decidere della, noi la chiamiamo della politica, di tutte le collettività. Questo è un modo di decidere che si può seguire in un'assemblea di condominio, in un consiglio di facoltà, in un consiglio regionale, in un Parlamento nazionale e in un governo nazionale, nonché in un Parlamento e in un governo sovranazionali. E ogni giorno bisogna fare una scelta tra uno di questi modi per decidere. Pensi per esempio alla tecnica che viene chiamata nel diritto internazionale del consensus, no? Che non è la maggioranza, non è neppure l'unanimità. Anche quello è un modo molto originale per raggiungere una decisione. Pensi al modo in cui nel diritto internazionale, nel mondo globale, tante decisioni vengono prese passo dopo passo, progressivamente, spesso lasciando ai giudici il compito di fare il passo più lungo in modo che la politica poi possa seguire senza prendersi tutte le responsabilità. Sono tecniche di decisione con le quali conviviamo continuamente. La cosa importante è una fondamentale: evitare il principio di unanimità, quel principio si ricorda quel vecchio saggio di Jean-Jacques Rousseau sulla crisi della dieta polacca che portò alla crisi della Polonia 3 o 4 secoli fa, proprio perché c'era il principio di unanimità, cioè il principio in base al quale qualunque persona, membro del collegio, aveva un potere di veto. È chiaro che se uno esercita un potere di veto finisce ogni possibilità di raggiungere degli accordi. Nella società bisogna raggiungere degli accordi necessariamente a tutti i livelli, ripeto, dal condominio, anzi direi dalla famiglia, per passare poi al condominio
e a tutti gli altri livelli che ho prima ricordato, e in ognuno di questi ci sono formule diverse con le quali come dire, si realizza il progresso civile. Sabino Cassese, in questo governo molto probabilmente ci sarà l'istituzione del già più volte nominato il governo della transizione ecologica. Ora, la parola transizione è una parola importante. Questo governo si trova veramente come forma di governo in un passaggio di transizione, perché traccia sicuramente un solco tra un prima e un dopo. Dopo Draghi tutto necessariamente sarà diverso. Guardi, non è l'unica transizione, tra l'altro, perché c'è certamente un'altra transizione, e cioè la sperabile uscita da questa situazione della pandemia, e quindi tutto il problema della vaccinazione, e poi ce ne sarà un'altra, e cioè uscire dalla crisi economica prodotta dalla necessità di combattere la diffusione del virus. Quindi ce ne sono almeno tre di transizioni che dobbiamo affrontare, e io, come dire, ho qualche speranza che ce la si possa fare. Che cosa bisogna fare, Sabino Cassese? Prendo proprio spunto da un capitolo del suo nuovo libro. Che cosa bisogna fare per coltivare una ragionevole speranza? Beh, io nel libro elenco molti, molti motivi per coltivare una ragionevole speranza, e tra questi motivi ci sono quelli generali di lunghissimo periodo e ci sono quelli più immediati, diciamo, che sono un po' dei consigli a delle persone che come dire, abbiano un po' meno di anni di quelli che ho io. E quelli più generali mi fanno sempre sperare che questa penisola nella quale viviamo è stata capace di avere più vite. Se lei pensa a paesi come l'Egitto, la Grecia, insomma, sono dei fiori che sono fioriti una volta sola, no? L'Italia no, l'Italia è riuscita a fiorire diverse volte, no? Quindi sul lungo periodo noi abbiamo avuto una capacità di riprodurci in qualche modo, no? come le piante, come i fiori e così via. Questo credo che sia un motivo di fondo, insomma. E poi ci sono dei motivi, diciamo, specifici. E le condizioni dell'Italia rispetto a tanti altri paesi del mondo, che certamente sono migliori della maggior parte dei paesi del mondo e della maggior parte della popolazione del mondo, e le possibilità che noi abbiamo di vincere anche degli elementi di arretratezza. Cioè, in quel libro io cerco anche di considerare quale beneficio noi potremmo avere e se procedessimo un po' più velocemente, cercando di colmare delle lacune. In qualche modo il fatto stesso di essere rimasti indietro ci dà la possibilità, se corriamo naturalmente, di raggiungere gli altri e anche di superarli. E questo è un modo di considerare, come dire, un po' la parte piena della bottiglia accanto alla parte vuota. E per questo io nel libro aggiungo tutta una serie di consigli, che credo che siano 10 consigli, ma ne ricordo comunque il primo, che è quello, che sono consigli naturalmente non solo per i giovani, perché c'è un deficit di capitale umano nel nostro paese che va colmato, che è quello che è riassunto da tre parole: studiare, studiare, studiare. Sabino Cassese, che cosa ricorda con piacere nel tempo in cui lei era ministro nel governo Ciampi? Che cosa ricordo di Ciampi. Ricordo Ciampi perché è stato, diciamo, ha mostrato le capacità di un uomo di
innanzitutto delle metamorfosi dell'uomo, no? Ciampi non era un politico, improvvisamente diventa presidente del Consiglio dei Ministri, no? Veniva da una parte della società italiana, la Banca d'Italia, e da un giorno all'altro diventa presidente del Consiglio dei Ministri. E poi diventa così indispensabile che tutti gli chiedono di fare il ministro del Tesoro, e poi diventa così indispensabile che gli chiedono di fare il presidente della Repubblica. Ecco, questo costituisce secondo me un fattore molto positivo, perché dimostra, dimostra la capacità di adattamento e nello stesso tempo di guida, insomma. Mi ricorda Ovidio e le Metamorfosi, ecco. Mi sembra veramente un bel ricordo, pensando a Ovidio e pensando alle Metamorfosi. Sabino Cassese, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, una volta il futuro era migliore, le lezioni per invertire la rotta, pubblicato dalla casa editrice Solferino. Intanto grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, professor Cassese. Buonasera. Grazie, buonasera a lei.